Pizzeria Google, buonasera. Pizzeria Pizzeria cosa? Google, signore, cosa vuole ordinare? Ma questo non è il numero della pizzeria La Perla di Gemona? Sì, signore, ma Google ha comprato la pizzeria e ora il servizio è più completo. Vabbè, posso ordinare? Certo, signor Rossi, vuole la solita pizza? La solita pizza, sì, ma come fa a sapere il mio nome? È per l'identificatore di chiamate. Controllando il suo numero di telefono, le ultime 37 volte che ha ordinato una pizza, ha ordinato una 4 formaggi. Wow, non me la sarei mai immaginato. Comunque sì, voglio proprio una quattro formaggi. Signore, posso darle un suggerimento? Certo, avete una nuova pizza nel menù? No, signore, il menù non è diverso da prima, ma mi permetterei di suggerirle una pizza alla ricotta e rucola. Ah, ricotta, rucola. No, 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 io odio quelle cose lì. Ma, signore, è una cosa buona per la sua salute e anche perché il suo colesterolo non va così bene. Scusa? Abbiamo l'informazione del laboratorio dove ha fatto le sue analisi. Incrociando il suo nome e il suo telefono, possiamo vedere il livello del colesterolo. No, io non voglio una pizza così, anche perché, scusami, ma io prendo le medicine per il colesterolo e posso mangiare tutto quello che voglio. Signore, mi dispiace, ma lei non ha preso la sua medicina ultimamente. Come lo sai, scusami, ma cosa fai? Mi guardi tutto il tempo? No, signore, abbiamo accesso ai dati di tutte le farmacie della città. L'ultima volta che ha comprato la sua medicina fu 3 mesi fa e la scatola contiene solo 30 compresse. Ma come fai a saperlo? Per la sua carta di credito. Scusa? Lei compra sempre la sua medicina nella farmacia Brambilla, che le fa degli sconti se paga con la carta di credito della banca. Grazie ai dati che abbiamo nel nostro database sui suoi movimenti con la carta di credito, sappiamo che da 3 mesi lei non ha comprato niente in questa farmacia, ma l'ha utilizzata in altri negozi. E per questo motivo lei non l'ha presa. Scusa, e se avessi pagato in contanti in farmacia? Cioè, dimmi. Lei paga 800 euro in contante alla sua domestica tutti i mesi e il resto delle spese le fa con la carta di credito. Ma come fai a sapere quanto pago la domestica? Lei le paga i contributi e le tasse. Signore, mi dispiace, ma è tutto nello schermo. Ho il dovere di aiutarla. Credo che lei dovrebbe chiedere un appuntamento con il suo dottore, visto che a quello scorso lei non è andato a portargli i risultati delle analisi, così le può cambiare i farmaci. Senti, caro, ora mi sono veramente stufato. E mi sono stufato di internet, del PC, del XXI secolo, della mancanza di privacy, del database e di tutto quello che sapete voi. Ma signore. Stai zitto, me ne vado lontano da qui, in un paese dove non ci sia più internet, né computer, né telefono, e tantomeno gente che mi controlla. Capito. Userò la mia carta di credito per l'ultima volta per comprare un biglietto aereo e andarmene via il più lontano possibile. Va bene, signor Rossi. Puoi cancellare la mia pizza? Nessun problema. Già cancellata. Solo un'ultima cosa. Cosa vuoi? Il passaporto è scaduto.